Benvenuti ad una nuova puntata delle sexy ricette con Daniele Doesn't Matter. Oggi vi insegnerò a fare i sexy rigatoni con radicchio, taleggio e speck. Avete fame? Siete in escalation? Cominciamo! Per questa sexy ricetta avremo bisogno di speck metrosessuale, radicchio rosso di vergogna, cipolla, brodo vegetale primordiale, olio, vino bianco, rigatoni, taleggio. Continuate a brulicare e partiamo. Affettate la cipolla a dadini, poi affettate anche il radicchio. E affettate lo speck, mostrandogli dominanza. Scaldate l'olio in una padella e mettete le cipolle ad appassire. Quando saranno appassite, ma turgide, fate saltare lo speck finché non avrà le mutande croccanti. Ora bagnatelo con il vino bianco e attendete che evapori. Mentre aspettate, fate bollire l'acqua per la pasta. Non dimenticatevi il fisting di sale. Adesso aggiungete il radicchio nella padella e fatelo appassire. Oggi appassisce tutto tranne i nostri genitali. Questo è il momento perfetto per aggiungere il brodo primordiale vegetale. Mentre accade questa magia del soft porno, buttate la pasta nell'acqua. Mi raccomando, rispettate i tempi di cottura, perché a noi piace al dente. Quindi, consci del fatto che non abbiamo troppo tempo a nostra disposizione, siate rapidi nella visione del video porno. La nostra sexy ricetta sta giungendo al termine e siamo pronti per aggiungere lo smegma di taleggio nel radicchio. Ora scolate i rigatoni squirtando acqua nel colapasta e riversatela nella pentola col radicchio, facendola mantecare. La nostra sexy ricetta è giunta al termine. Ora non ci rimane che impiattare. Ed eccoli qui, i nostri sexy rigatoni a radicchio, speck e taleggio. Ora siete pronti per il massimo godimento del sapore. You don't own me, I'm not just one of your many toys. You don't own me, don't say I can't go with other boys. Fatemi sapere con un like se questa sexy ricetta vi è piaciuta e se la rifate, postate la foto su Instagram a cancelletto Matterchef taggando Doesn't Matter Pod. Se siete stati bravi, potreste essere nel prossimo video. Noi ci rivediamo venerdì con un classico video. Buon appetito!